ci sono giochi che parlano di storia in diverse maniere. Ci sono giochi di simulazione che ricreano veri e propri eventi storici, battaglie storiche, che anche in maniera rigorosa. Ci sono giochi che ricreano eventi storici ma non necessariamente bellici, e ci sono anche giochi che hanno come tema personaggi storici o eventi storici famosi semplicemente, diciamo, per dare un sapore maggiore al gioco, ma in cui la storia non entra nelle meccaniche. E sono tutte e tre interessanti perché sono uno stimolo anche per chi gioca poi per approfondire gli eventi storici di cui parlano questi giochi. Però io porto sempre l'esempio di mio figlio, con cui ho iniziato a giocare a questi giochi sulla Seconda Guerra Mondiale perché erano giochi divertenti, e a poco lui si è appassionato e ha iniziato a leggere libri, a informarsi, a sfogliare, perché giocava e voleva sapere con cosa stava giocando. Il contesto che ricrea il gioco è nato in occasione dei 50 anni, quindi nel 2004, in occasione dell'anniversario dei 50 anni dello sbarco delle truppe alleate sulle coste della Normandia. E dopo 10 anni la ditta produttrice del gioco, la Deo Fondor, una ditta americana specializzata, sì, in giochi da tavolo, ha deciso di fare un'espansione del gioco dettagliata per questo grande e importante avvenimento. Una volta che io, che sono da sempre appassionato di questo genere di giochi, ho pensato di dire: ma perché non facciamo l'intero scenario, che è di dimensioni, è 4 metri e mezzo per 2 metri come dimensione, così, con sopra un migliaio di miniature, fa un modo dove lo possiamo fare, a parte all'interno del nostro club, ma sarebbe stato in forma privata dove soltanto noi potevamo godere di questo evento, e farlo a play. A play, esatto. Fatto a play, ho pensato: mettiamo giù la mappa intera, chiederò lo spazio, chiederò aiuto ai produttori del gioco, che si sono subito prestati in modo entusiasta dell'iniziativa, in modo da mettere delle persone al tavolo per ricreare questo sbarco in modo molto semplice, perché il gioco, come diceva Andrea, lo possono giocare anche i ragazzini dai 10 anni, ecco, in modo, e noi siamo lì per far vedere, per ricordare quello che è successo, che sono stati giorni terribili che hanno cambiato la storia del mondo, ed è giusto che queste persone vengano ricordate, e ricordate in un contesto, diciamo, bello, per quanto possa dire la parola bello abbinata a un argomento di guerra, possa essere una cosa, non dico insensata, però è un modo per, soprattutto, che i giovani, i ragazzini, quelle cose lì, si rendano conto di quello che è successo, perché la storia, purtroppo, dicono sempre che serve per non commettere gli errori del passato. In realtà non è vero, perché poi non se ne ricorda più nessuno. Esatto, insomma, la storia è il nostro ripete, modo, purtroppo. È un modo per poter, diciamo, fare ricordare a tutti quanti quello che è successo in modo giocoso. Quindi nel momento in cui mi è stato detto: portiamo a play il progetto di fare questa mega mappa. Sì. Io non aspettavo altro che dire: prendo in mano i pennelli e dipingo tutto e quanto. E mi do da fare, sì, esatto. Non avevo contato all'inizio quanta roba serviva, infatti è stato un po' un panico quando è arrivata tutta la roba e mi sono trovata tutti sti scatoloni davanti. Eccoti al lavoro proprio. Quanto tempo ci hai messo, Anna, a finire il tutto? Diciamo 2 mesi. Ecco. Ah, quindi questi 2,5 centimetri, chiaramente tutti dipinti a mano. Sì, perché poi non sono solo soldatini. No, vediamo. Cioè, puoi trovare appunto i mezzi da sbarco, carri armati, filo spinato, barricate. Cioè, praticamente c'è tutto quello che poteva esserci sulle coste delle... Quest'anno avremo proprio un'area che si chiamerà Play Storia, in cui ricorderemo gli avvenimenti che festeggiano quest'anno l'anniversario. In particolare ci sarà tutta un'area di giochi dedicata al 70° anniversario della Resistenza, ma anche a eventi più antichi come la battaglia di Waterloo, di cui corre il 200°, oppure la battaglia di Agincourt, di cui ricorre il 600° anniversario. E ad esempio c'è un professore di storia finlandese che l'ha utilizzato nel suo corso di storia ai ragazzi di una scuola media, ha fatto il programma di storia e poi faceva un pomeriggio alla settimana, giocavano una battaglia con questo gioco per far vedere, oltre all'aspetto storico, diciamo, generale, anche cosa significava l'aspetto tattico, cioè quindi l'importanza di una singola battaglia nel corso della storia. Quindi è un gioco che è veramente adatto a tutti. Se gli si presenta sotto un modo di gioco, gli si crea un interesse che dopo sono loro stessi che magari vanno a cercare notizie, perché poi fondamentalmente i bambini sono curiosi, i ragazzini, certo. E allora se gli si creano, saranno loro
loro puoi andare a prendere informazioni su quello che stanno facendo. Come c'è scritto sui giochi, da 9 a 99, sì, noi siamo siete lì. Siamo lì più o meno. Però come piace sempre portare l'esempio di un nostro socio che ha più di 70 anni e che per giocare ai giochi da tavolo, siccome erano sempre in inglese, è andato a fare un corso d'inglese. Ma per pensa, imparare l'inglese a 70 anni si è iscritto. 84. Ma complimenti, ha imparato l'inglese per poter giocare giochi di ruolo. Lavorando tanto con le scuole sul gioco, mi rendo conto purtroppo con tristezza che la maggior parte dei ragazzi smette di giocare quando ha 9-10 anni. Sì, è vero. Perché non c'è una cultura del gioco, mentre giocare insieme ai propri figli è una risorsa anche quando i figli crescono, e il collegamento tra gioco e cultura è tanto. Tra l'altro il gioco può insegnare competenze che il percorso scolastico non può insegnare. Ad esempio, la creatività viene sviluppata tramite i giochi, la capacità di risolvere problemi, che è una delle cose che le aziende cercano di più. In assoluto, la scuola fa fatica a insegnarla, giocare è una maniera continua di mettersi alla prova, di risolvere problemi. Quindi, cioè, il gioco è veramente una risorsa. Chiaramente bisogna conoscere i giochi e bisogna conoscere i giochi belli, perché purtroppo la cultura del gioco italiana non è ancora adeguata, e spesso nei supermercati si trovano prodotti scadenti. Allora l'esperienza che magari uno ha con un gioco è insoddisfacente, allora dopo si disinteressa, certo. Mentre ci sono tanti prodotti di qualità, e fortunatamente, al di là di quello che diceva Massimo sull'inglese, adesso esistono tanti editori italiani che stanno importando e traducendo in italiano i giochi migliori che escono sul panorama internazionale, quindi l'offerta anche di giochi di qualità in lingua italiana è fortunatamente adesso sta aumentando ed è elevata. Bene, insomma, io credo che anche il vostro ruolo, sia come membri di questo club, il Club 3M, ma anche più in generale attraverso questa bella iniziativa, la fiera, insomma, il Play, che quest'anno appunto si terrà l'11 ed il 12 di aprile, credo che sia un momento, un'occasione importante anche per incentivare, no, questa cultura del gioco in termini assolutamente seri, cioè gioco come appunto dicevamo, stimolatore anche di personalità, insomma, di capacità, che davvero non si esauriscono solo nella prima fase della nostra vita, ma possono davvero proseguire.